Nel tempo sospeso di questo periodo, l'intero mondo dell'arte è in movimento per esprimere, attraverso gli strumenti del mestiere, le proprie emozioni e le proprie sensazioni. Lo sono testimoni una cinquantina di artisti che fanno parte dell'archivio storico dell'arte contemporanea della Bisiaccaria, impegnati in questi giorni nel progetto Nel tempo sospeso, ideato e promosso dalla Proloco Turiaco, che si concretizzerà nel 2021 con un'importante mostra espositiva. Ma come vive l'artista questo tempo sospeso? Andiamo a conoscere la storia di uno di essi, David Chey. Un giorno il mio amico David, passeggiando sulla riva del nostro mare, trovò un tronco di legno che galleggiava nell'acqua. Venne subito colpito dalle sue mille forme. David non poté resistere. Lo prese, lo portò con cura nel suo laboratorio, lo pulì e lo lasciò lì, in attesa che un giorno potesse riprendere vita. Voi non ci crederete. Quello stesso giorno, cercando qualcosa in cantina, ho trovato la mia prima chitarra da bambina. Piccola, polverosa, ormai ridotta solo a un bellissimo pezzo di legno, che però non suonava più. Accidenti! È stato solo un caso. L'ho presa, l'ho portata subito da David. Ero sicura che lui, l'artista, le avrebbe dato nuova vita. Questo che ora vedete è ciò che David ha creato. Da un legno che il mare ha portato, da una chitarra dimenticata e dal vento che i colori ha mescolato. Ancora un nome questa scultura non ce l'ha. E così vi abbiamo pensato. Sì, sì, proprio voi bambini che ci state ascoltando e guardando. Con la vostra incredibile fantasia, dai, aiutateci a darle un nome. Così magari la sentirete anche un po' vostra.